Siamo la nostra lista, il nostro progetto di lista, lista unica. E per iniziare io passo subito la parola a Mario Perri. Buonasera a tutti. Siamo qui per iniziare a parlare con calma, serenamente, ma con forza di un progetto politico. Chiara in questa sala contro lo scioglimento del Consiglio. In quel momento Gigi non era d'accordo con me. Dopo alcuni giorni ci siamo incontrati, abbiamo parlato e da allora abbiamo iniziato in Consiglio un'azione per cercare di non far commissariare il Comune, che è stato un danno gravissimo che noi due non volevamo. Lo volevano tutti quelli che oggi sono o presenti o dietro una determinata lista. Questi sono nemici di Legolatura. Incominciamo a dire qualche cosa di preparato, lo dobbiamo pure dire, non è che noi stiamo a fare la bontà, a offrire fiori, noi non offriamo fiori. Qua ci vogliono spine, ci vogliono cardoni. Ci vuole forza, la politica è maschia, le donne che sono presenti nella nostra lista me lo devono consentire questo. La politica è qualcosa che ti prende, devi avere dentro delle idee, le devi difendere queste idee. No? La presentazione della lista non è l'8 marzo, la festa della donna, i fiori. Potevamo, li avevamo 20 o 30 euro per mandare un mazzo di fiori da noi stessi a noi stessi. Ma scusate, ho gli auguri. Il nostro candidato a sindaco, senza consultarsi con nessuno, non ha ritenuto di fare gli auguri agli altri per una campagna elettorale, una bella campagna elettorale di pace. Noi abbiamo fatto la campagna. Abbiamo fatto la presentazione della lista, le candidature le abbiamo fatte con grande rispetto di tutti. Non siamo andati a proporre candidature a parenti dei candidati di altre liste. Non abbiamo cercato di marcare i candidati delle altre liste. Non abbiamo ricattato nessuno. I nostri candidati hanno pagato 1.500 euro a testa per un ricorso al TAR. Andrea Gerra, l'ultimo candidato che è entrato nella lista, e si vede anche da come è composta la lista, per un errore nella scrittura della data di nascita, errore commesso da me per la fretta, e Simone Maruca hanno fatto ricorso al TAR. Magari
poteva essere risolto questo patto se stranamente il comune, che per obbligo di legge doveva essere aperto quel pomeriggio, fosse stato aperto. Ma lasciamo perdere. Possiamo dire che i nostri candidati non sono stati ricattati, non sono stati convocati, non sono stati convocati per grazia ricevuta o per promesse fatte, ma ci hanno tenuto tanto da volere essere presenti nella lista. Così come ci ha tenuto tanto ad essere presente nella nostra lista Angela Giconti, dirigente nazionale di un movimento che ha voluto essere presente con noi nella nostra lista. Noi siamo orgogliosi del fatto che una persona di regolatura che abita fuori e che tiene tanto al suo paese sia anche dirigente nazionale di un movimento, e per questo abbiamo accolto con piacere e la ringraziamo di essere anche presente questa sera qua. Ma tornando ai fatti, noi abbiamo lanciato questo progetto politico, abbiamo parlato con tutti, abbiamo cercato incontri con tutti. A tutti noi abbiamo detto che eravamo disponibili a fare un passo indietro, sia io sia Gigi. Non c'è stata, non si è capita l'importanza di creare un'amministrazione con una larga maggioranza. Non si è capita l'importanza di innovare la vita politica di Regolatura. Non si è capita l'importanza di pacificare l'ambiente. Noi abbiamo scelto il simbolo lista unica e la colomba della pace. Noi eravamo e siamo per la pace, però secondo il detto latino, chi ama la pace deve preparare anche la guerra. Noi questa pace, le nostre idee, le difendiamo, e le difendiamo perché ci crediamo molto e le difendiamo con forza. Nel corso della campagna elettorale non faremo attacchi gratuiti a nessuno. Non faremo attacchi gratuiti a nessuno, anche se ne abbiamo già subiti, già ne abbiamo sentite già abbastanza. Non faremo attacchi gratuiti a nessuno, però non permetteremo a nessuno di fare una campagna elettorale sporca. Le fotografie dei voti o i voti segnati, chi ha queste abitudini deve toglierselo questa volta, che non glielo permetteremo. Questo deve essere chiaro, noi siamo pacifici, siamo buoni, siamo tranquilli, però non siamo in un altro modo. Allora, avevamo fatto la proposta di Ezio Bonacci, che ringrazio di essere qua presente, a sindaco come persona al di sopra delle parti. Questa proposta l'abbiamo fatta al PD, partito con il quale siamo contenti di aver intrapreso anche un discorso di dialogo democratico. Noi siamo contenti di questo. Ieri sera noi siamo stati presenti alla manifestazione di presentazione della lista sia io e Gigi per questo discorso importante del dialogo democratico tra i partiti. Non è passata questa proposta, non siamo riusciti a fare un accordo perché i tempi non erano maturi, no? Dopo tanti e tanti anni di lotta non è che ti puoi mettere d'accordo in un minuto, oppure perché io e Gigi non abbiamo avuto problemi a metterci d'accordo, perché forse abbiamo una capacità di dimenticare e di andare avanti. Altri sono meno lungimiranti e quindi non si è fatta questa cosa. Quindi noi, come avevamo detto nel mese di ottobre, qualora, abbiamo scritto, che se nessun'altra forza avesse aderito al progetto, noi avremmo espresso una candidatura interna ai due movimenti.
Gigi fino all'ultimo momento ha insistito perché il candidato fossi io ho ritenuto di aver già assolto il mio compito come sindaco, perché la gente di Colatura mi ha dato l'onore di eleggermi 3 volte e quindi ho già avuto tantissimo e ringrazio tutta la popolazione di Colatura per questo. Abbiamo scelto di fare una lista a larga maggioranza di giovani, giovani che hanno accolto con entusiasmo la proposta di essere candidati alla lista, e abbiamo deciso insieme che doveva essere candidato Gigi, un giovane che io ho apprezzato nel corso di questo anno di minoranza insieme e anche dopo. Gigi ha tutti i requisiti per essere un ottimo sindaco. Il primo, ha avuto l'umiltà di dire: purché riusciamo a fare un accordo per il bene del paese, io sono pronto a rinunciare anche ad essere vice sindaco. Non solo era pronto a rinunciare alla candidatura a sindaco, ma anche quella di vice sindaco. E Ezio Colacci ne è testimone quando abbiamo parlato di queste cose, perché se proponevamo a Ezio Colacci sindaco e lo proponevamo ad esempio al PD, era normale che il vice sindaco fosse del PD, e Gigi accettava anche questo per amore del suo paese. Quindi è un atteggiamento questo di Gigi ben diverso da chi ha detto: o sono sindaco io o nessuno. Allora, chi non ha umiltà, chi non ha la voglia di apprendere, chi non ha la voglia di ascoltare le persone, non ha i requisiti per essere un buon sindaco. Io dico, non ha i requisiti per fare un sindaco. Un sindaco di Colatura può andare a fare il sindaco di Milano, dove il sindaco di Milano non parla con i cittadini, non ha un dialogo con i cittadini, non lo vanno a chiamare a casa i cittadini. Gigi ha un altro requisito, lo dicevamo prima parlando con il giornalista della televisione, che ringraziamo, che sta facendo questo servizio qua di Colatura per tutte le liste. Dicevamo, io da sigla Mario Perri e lui Gigi De Grazia. Non siamo dottor professor Francesco Cossiga, disse una volta in televisione. Io sono Mario Perri, per tutti. Sono stato sindaco e sono stato Mario Perri. Ed ecco perché Gigi ha anche quest'altro requisito. Ha l'onestà, l'onestà importante, ha dei valori umani, è una persona che può fare per bene il sindaco. Io ho accettato, perché io non dovevo essere candidato. Mia figlia aveva già firmato la candidatura per consigliere in questa lista, però è venuta fuori l'esigenza di inserire anche la mia modesta esperienza, quindi ho sacrificato la candidatura di mia figlia, che ci teneva tanto ad essere candidata insieme con questi giovani, anche per amicizia con questi giovani, e io ho accettato di mettermi in gioco, di candidarmi da semplice consigliere. Non ho avuto la spoccia di dire o Cesare o nessuno. Mi sono candidato da semplice consigliere e sono qua a fare il gregario di Gigi. Ma io sto facendo, sto cercando di restituire al popolo di Decodatura, a questo paese, sto cercando di restituire l'affetto che ho avuto quando mi hanno eletto sindaco. Io ho cercato di creare questo nuovo progetto politico. In parte ci siamo riusciti e in parte non ci siamo riusciti. Io sono qui solo per questo, non solo perché mi interessano le cariche in questo momento,
e ho deciso di partecipare, di essere presente. Sono qui, abbiamo selezionato i candidati, lo ripeto, mi sto ripetendo, non è che ho perso il filo, ma lo voglio ripetere, lo ripeterò in tutta questa campagna elettorale. I nostri sono candidati, non sono convocati. Non è da Nazionale di Conte, quando era allenatore della Nazionale Conte, si chiama allenatore adesso, Mancini, io non seguo molto, infatti. Mancini hai convocato. Tu, vieni qua e candidati. Noi questo non l'abbiamo fatto con nessuno. Tra l'altro non potevamo promettere posti, non potevamo promettere niente perché non abbiamo niente noi da promettere. Noi non abbiamo fatto di queste promesse per essere candidati. Noi non abbiamo sponsor, non abbiamo associazioni che sostengono a noi apertamente. Siamo solo noi. Gigi ha messo come canzone oggi "Voglio una vita spericolata". Io aggiungo, metteremo anche la canzone "Siamo solo noi". Questi siamo. E queste siamo le persone. Siamo persone oneste, persone che vogliamo bene al paese e vogliamo fare delle cose. Le abbiamo scritte chiaramente. Non abbiamo fatto un temuccio, ci sarà anche qualche errore di battitura o qualche errore magari pure di grammatica. Ma non è un programma sconnesso e sgrammaticato come quello che ho detto recentemente. Questo deve essere chiaro, perché chi ha redatto quel programma, se scrive in quel modo il programma, pensa in quel modo e amministrerà allo stesso modo qualora dovesse vincere. Questo deve essere chiaro. Allora, noi, il nostro programma prevede delle azioni immediate, perché quel programma lì sconnesso di una lista della quale non faccio né un nome né un cognome. Quel programma è il programma che noi realizzeremo in 5 giorni. Non è vero che a Decolatura c'è un'emergenza della spazzatura, c'è soltanto un problema di riorganizzazione della spazzatura, riorganizzazione dei servizi. Noi, qualora dovessimo vincere, è scritto al quarto punto del programma, se lo leggete, io ho difficoltà con la vista, l'età, discontinuità gestionale con attribuzione nell'immediato della responsabilità dei servizi al sindaco e al vice sindaco. Il risparmio annuo di 12.000 euro sarà destinato al finanziamento delle 4 feste patronali. Questo punto noi lo abbiamo inserito non per fare dispetto a nessuno, perché noi non siamo contro nessuno, ma lo abbiamo inserito perché se non si crea una discontinuità gestionale, il giorno dopo delle elezioni si continuerà ad avere gli stessi problemi che ci sono oggi. Deve essere chiaro questo. Noi lo abbiamo inserito perché, e aggiungo, solo noi abbiamo questa volontà di questa discontinuità gestionale. Solo noi, siamo solo noi. Deve essere chiaro questo. Lo abbiamo detto e lo faremo, perché abbiamo la capacità e abbiamo la forza di farlo. Abbiamo la capacità tecnica. Magari a qualcuno non gli piacciono i miei capelli, non gli piacciono i tatuaggi di Gigi. Ma deve essere chiaro che nessuno può negare in questo paese che Gigi ha certe capacità per quanto riguarda l'organizzazione di eventi e di altre cose, e nessuno può negare che io sono un po' l'avvocato Zecca Garbugli per quanto riguarda la gestione amministrativa, perché non ho niente da imparare da nessuno. E quindi anche gli avversari, ai quali non piacciono i miei capelli, possono, lo ammettono questo. Questo deve essere chiaro, queste cose devono essere chiare. Quindi noi faremo delle cose nell'immediato,
Io vi dico le cose che faremo nell'immediato. Metteremo in mora immediatamente la regione per quanto riguarda la pratica di uscita dal consorzio di bonifica. È una cosa che interessa tutti i decodaturesi questa qua. Noi la faremo. È una battaglia che è stata portata avanti da un comitato, il presidente del comitato era Elio Bonacci, Mario Vescio era un altro di questo comitato, è una cosa che faremo subito. Aderiremo immediatamente di nuovo al gruppo di azione locale per permettere ai decodaturesi di accedere a finanziamenti. Il commissario, stranamente, con il lavaggio della dirigenza del comune, hanno revocato l'adesione al GAL. C'è un mare di finanziamenti per l'agricoltura, per il turismo, per l'artigianato che passano attraverso il GAL e i decodaturesi non ne possono beneficiare. Noi al primo consiglio di insediamento, perché non è che vi è dato nella legge mettere dei punti, metteremo questa delibera, tanto per essere chiari i tempi, immediato. Cancelleremo l'addizionale IRPEF, perché l'operazione dell'addizionale IRPEF, che cosa ha comportato? Un introito di 50.000 euro annui e ha comportato la perdita di circa 300 persone che si sono cancellate dall'anagrafe. Perché uno che era residente a Decodatura, dove non pagava l'addizionale IRPEF e magari abitava ad Amezia, oggi pagando l'addizionale IRPEF a Decodatura o ad Amezia, se n'è andato ad Amezia. Quindi il mancato introito per il contributo dello Stato è superiore a quello dell'addizionale IRPEF. La discontinuità gestionale l'ho detta. C'è un problema dell'affidamento delle lampade votive, dove hanno fatto un affidamento illegittimo, dove il comune perde 15.000 euro l'anno. Riapriremo immediatamente. Il giorno successivo, lo stesso giorno dell'insediamento, il campetto del Foro Boari. Questo è un dispetto fatto ai ragazzi di Codatura. C'è un campetto e non ci possono giocare. Faremo altre cose, ma siccome mi sono dilungato voglio parlare di una sola cosa. Ah, la chiusura del corso di società di riscossione. Noi qua abbiamo avuto affidate a una società di Mondovì il recupero. Noi ricreeremo, riorganizzeremo un ufficio tributi per riscuotere direttamente queste cose. C'è un problema finanziario del comune. Tutti parlano di questo problema finanziario del comune. Si usa dire che cosa fatta Capoa. Anni fa è stata fatta una stabilizzazione dei lavoratori socialmente utili, che oggi sono diventati dipendenti comunali, sono dipendenti comunali da diversi anni. Questa stabilizzazione non c'era la copertura finanziaria e ha portato alla situazione di 300.000 euro di disavanzo l'anno scorso, quest'anno sarà in disavanzo pure. Bisogna risolverlo però questo problema. Se queste persone oggi sono dipendenti di regolatura, noi non possiamo pensare che andiamo ad amministrare il comune per mandare via la nostra gente in comuni lontani o metterli in mobilità perché questi perdono il posto. Non mi interessa, non ci interessa chi ha fatto la stabilizzazione. Non ci interessa dove hanno votato due anni fa queste persone. Non ci interessano questi discorsi, ci interessa che i lavoratori che sono in Decodatura devono mantenere il posto a Decodatura. Così come noi non sopporteremo l'affidamento ancora in prorogazio dello SPRAR. Noi faremo la gara, però non abbiamo niente contro le persone che lavorano nello SPRAR, deve essere chiaro che non abbiamo niente contro queste persone. Noi queste persone applicheremo la causa
la clausola di salvaguardia prevista dai contratti di lavoro, e quindi anche facendo un regolare appalto queste persone non perderanno il lavoro perché saranno privilegiate. Le hanno segnalate altre, hanno avuto altri voti, a noi non ci interessa, sono cittadini del Cotentino. Nel momento in cui noi dovessimo diventare amministratori del comune del Cotentino, noi dobbiamo essere gli amministratori del comune, non saremo gli amministratori di una parte del comune. Tornando alla situazione finanziaria del comune, è chiaro che se c'è un terreno ad Adami che è stato stimato del valore di 300.000 euro dall'amministrazione Cardamone e dall'architetto di Lamezia che dirigeva l'ufficio tecnico, questo terreno non può essere tenuto gratuitamente da una società, da una cooperativa. O paga il vitto o questo terreno viene riacquisito. Questo terreno deve essere riacquisito, deve essere venduto e si recuperano i soldi. Ci sono dei beni comunali che l'amministrazione Cardamone aveva messo in vendita. Questi beni vanno venduti e vanno venduti con un sistema semplice inventato recentemente del riscaffitto. Affitto a riscatto. Siccome il comune non è che gli servono tutti i soldi immediatamente, ma gli servono nel corso dell'anno, può fare questa dilazione di pagamento in 5 anni, in 10 anni, con un regolare bando. Quindi i soldi, il comune, la situazione finanziaria del comune non è così drammatica come viene descritta. Il comune di Cotentino ha beni ed ha possibilità di risollevarsi facilmente, solo che la storia dei debiti, la storia di che cosa sono i residui passivi, di che cosa sono i residui attivi, bisogna capirlo, bisogna capirci un po' di contabilità. Quando ne parlano persone che hanno dimostrato di essere completamente ignoranti in materia, è chiaro che fanno confusione e impauriscono la gente, la gente è preoccupata. Io sono tranquillo che noi possiamo amministrare il comune tranquillamente, noi potremo fare una serie di eventi, noi potremo promuovere il territorio di questo comune, noi potremo fare diventare De Cotentino di nuovo grande, e lo possiamo fare attraverso eventi. Noi teniamo a questo territorio, voglio sottolineare che la nostra lista è l'unica che dice chiaramente che noi non faremo installare né pale eoliche né centrale a biomasse. Noi lo diciamo. Gli altri, anche quelli che dicono di essere un po' di sinistra, però poi sai, come diceva Giorgio Gaber, si candidano a destra, quelli non lo dicono questa cosa. Noi non dovremo prendere qualche cosa dalle decisioni in materia di paleoliche o di biomassa. Il sindaco non ha bisogno di regali, il resto dell'amministrazione non ha bisogno di regali. Noi quindi lo diciamo questo. Perché loro non lo dicono? Perché non lo scrivono? Perché noi certe cose le stiamo dicendo, noi siamo l'unica lista che parla di queste cose. Per quanto riguarda il programma, io non mi dilungo, spero di aver chiarito perché sono presente nella lista, spero di aver chiarito perché andiamo d'accordo con Gigi, spero di aver chiarito perché viene proposta questa lista di giovani con un allenatore in campo. Io non capisco molto di calcio, però io sono come quei vecchi calciatori che ancora riescono a tirare qualche calcio e quindi ogni tanto scendo in campo. La mia presenza attiva dell'amministrazione sarà essenziale nei primi giorni, e mano a mano Gigi
dovrà andare a scemare. Per i miei impegni che ho di dirigente di una confederazione nazionale sindacale, per i miei impegni e per il bene del paese, perché il futuro non può essere un ragazzaccio di 67 anni. Il futuro potete essere voi, scusate se mi sono rivolto a Gigi, ma ubi maior minor cessant. Quindi il futuro siete voi. Il futuro di Decodatura. Io sono quello che vi dà una mano, perché nel corso degli anni, entrando come voi nella giunta, e mi fa molto piacere che qui c'è Ezio Bonacci era una delle persone che quando io sono entrato nell'amministrazione comunale mi ha guidato e mi ha fatto entrare. Quando si trattava di nominare il vice sindaco, secondo me toccava a Ezio, che era prima di me. Ezio Bonacci ha fatto la scelta di dire, no, fatto tutto, così come oggi ti ho insistito io a fare il sindaco. Gigi, tu devi essere il sindaco di questo paese, perché hai i requisiti, perché hai una squadra di ragazzi e meno ragazzi, e meno ragazzi capaci, onesti e determinati. Tu sarai un buon sindaco e io sono orgoglioso di essere un gregario di un buon sindaco. Ho ricoperto tutti i ruoli all'interno del comune: consigliere di maggioranza, assessore, vice sindaco, consigliere di minoranza, sindaco tre volte e adesso gregario, e mi sta bene. Ok, grazie Mario, andiamo avanti e passiamo la parola ad Angela Ciconte. Tanto mi scuso, volevo salutare, facciamo un bel applauso anche a Giovanni Nero che per motivi di studio non è presente qui, ma poi leggeremo una lettera che ci ha mandato. Ok Angela, a te il microfono. Bene, buonasera a tutti. Io rappresento un simbolo all'interno della lista civica che è il popolo della famiglia e in qualità di dirigente nazionale e soprattutto di referente regionale, perché sono per la Calabria la referente regionale del movimento, ho voluto fortemente far parte appunto della lista di Decollatura per rappresentare il paese in cui comunque sono cresciuta e il quale mi ha dato anche una figlia, come molti sapete, ma in particolare per difendere tre ambiti ben settoriali che Gigi e Mario hanno condiviso appieno. Prima di tutto voglio fare un attimino anche velocemente la storia di quello che è il mio simbolo all'interno della Calabria, perché in due mesi, in Calabria non esisteva il popolo della famiglia, nel resto d'Italia sì, in due mesi ho avuto proprio veramente l'orgoglio, ero candidata a capolista al Senato, di ottenere proprio grazie ai calabresi un ottimo risultato a livello nazionale, perché a livello regionale abbiamo raggiunto quasi 6.000 voti, a Decollatura il 5%, quindi è stato un ottimo risultato, perché proprio i calabresi in particolare hanno capito in particolare quali sono i principi che noi ci teniamo a difendere. Nello specifico, perché ho voluto con tutte le mie forze proprio candidarmi in Decollatura? Perché voglio difendere prima di tutto insieme alla lista, ovviamente, tutti d'accordo, l'ospedale di Sovere Mannelli. Ma perché questo? Perché proprio nel periodo in cui sono stata candidata qua, mia madre, molti di voi lo sanno, si è ammalata, è stata curata a Soveria ed è anche nata al cielo. Bene, io in quei due mesi dove ho fatto notte e giorni vicino a mia mamma, ho proprio visto come l'ospedale, rispetto a come lo ricordavo quando ero piccola, ha avuto un degrado. Come in questo ospedale veramente persone di altissima nobiltà d'animo, perché sono le persone che con le mani portano avanti l'ospedale, quindi in particolare gli OSS, che gli infermieri professionali, scusatemi, perché non ci sono OSS, ho scoperto che c'è un ospedale qua dove portate avanti dei infermieri professionali senza l'aiuto di OSS. Quindi io ho sempre pensato che all'interno di Decollatura voglio, insieme ai miei amici di lista,
portare avanti questa difesa dell'ospedale di Sovere Emanuelli. Poi un'altra cosa, ho fatto l'esperienza qua sempre in campagna elettorale, ho scoperto che all'interno del comune di Decollatura ci sono abusi di potere. In molti lo sapete. Come allo stesso tempo ci sono persone con grandi capacità che saprebbero lavorare bene all'interno del comune, ma per i capricci di una persona, non faccio nomi, i cittadini sono penalizzati. Ecco, il motivo per cui io ho deciso di entrare in questa lista e candidarmi è che quando saremo all'interno del comune, noi questo scempio lo faremo finire, perché i cittadini hanno il diritto di avere ciò che chiedono e chi lavora all'interno del comune ha il dovere di svolgere le proprie mansioni per cui è pagato. Il terzo motivo per cui ho chiesto veramente con forza di candidarmi è proprio perché vorrei aiutare, insieme ai miei amici di lista, a sviluppare il settore agricoltura attraverso finanziamenti, attraverso anche degli sportelli dove le persone potranno rivolgersi. E poi vorrei concludere con un appunto che voglio fare nei confronti di Gigi. Io in Gigi ho scoperto veramente che cosa significa essere coerenti, nel senso che per coerenza lui non ha accettato la candidatura nazionale, coerenza di essere amico con una persona, quindi il rispetto, il non tradire. E lo stesso non tradire l'ho avuto in questa campagna elettorale, dove aveva anche avuto possibilità di tradire Mario Perri, magari uscendo da questo imbuto in cui era, dove poteva essere giudicato per questo impasse che avevate in passato, ma lui, per correttezza, non ha tradito di nuovo. Quindi io sono felice di far parte di questa lista, perché ha dimostrato etica. Ok, allora adesso passo la parola a Ezio Bonacci e lo ringrazio per essere qui presente questa sera. Era doveroso che io mi presentassi in questa sala, in questa era proprio una cosa importante, perché fino a venerdì, prima della presentazione delle liste, c'è stato un certo discorso che si poteva concludere in un certo modo. Non è stato così. E me ne dolgo, in parte, perché è successo che un gruppo di giovani che ha avuto fiducia in me dall'inizio di questo, per questo progetto che hanno portato avanti Gigi e Mario, mi è stato vicino fino all'ultimo, pensando di poter risolvere la questione e quindi fare un passo un po' avanti per il comune, perché in fondo qui non dovevamo portare a termine un discorso di laboratorio politico come qualcuno pensa. E invece, come al solito, Decollatura è sempre all'avanguardia e siamo qui con quattro liste. Ditemi, dopo il 10 giugno, come potrà essere gestito un consiglio comunale con quattro liste. È veramente qualcosa di eccezionale. Se voi pensate che negli altri comuni del circondario addirittura presentano un'unica lista, che dovrebbe essere la lista vincente, e la lista di minoranza poi dovrebbe essere quella di appoggio alla vincente. Noi invece, a tutti i costi, abbiamo voluto presentare quattro liste. Ditemi come è possibile veramente gestire la cosa pubblica in un comune di nemmeno di 3.000 anime in queste condizioni. I problemi insistono ed esistono per tutti. Abbiamo una situazione pesante sia per quanto riguarda le strade comunali, la spazzatura e tutto il resto. Abbiamo avuto uno stillicidio nell'ultimo anno, ma veramente io non lo so. Perciò noi avevamo proposto a una forza ben strutturata, perché io ritengo che l'unico partito esistente della cultura era il PD,
E infatti io ho detto, io ci metto la faccia, se veramente c'è d'accordo col PD. Abbiamo fatto di tutto, e l'ha esposto Mario prima, penso che lo accenderà anche Gigi dopo. Alla fine siamo andati ad incontri, ci hanno promesso che era possibile all'inizio, poi a un certo punto si ondeggiava. Il venerdì sera la situazione è precipitata, quindi giustamente i nostri giovani, e dei quali io sono veramente orgoglioso, perché è vero quello che diceva Mario Berni, questa vista può costituire il rilancio per il futuro, perché non era tanto presentare una lista così tanto per presentarla, ma si trattava di mettere una persona, e la mia modesta persona non lo so se poteva fare questo lavoro, in tutta coscienza. Io vi dico che mi sentivo appoggiato da questi giovani per i quali potevo metterci la faccia, però a un certo punto questa situazione è naufragata, proprio perché alcune persone hanno ragionato sempre con l'ottica che bisogna fare di tutto per non dare niente a questa popolazione. Noi, ripeto, pensavamo che si potesse raggiungere un accordo col PD ed eravamo certi che in questa condizione il Comune probabilmente avrebbe avuto due, massimo tre liste, non quattro liste. Oggi la presentazione di quattro liste praticamente sfibra il Consiglio Comunale e quindi sono convinto che diventerà ingestibile. Di altro devo ringraziare questi giovani che mi hanno incensato continuamente e mi hanno onorato veramente, perché io non pensavo di meritare tanta stima. Quando mi sono visto avvicinato da questi giovani, i quali mi hanno veramente pregato di essere a fianco a loro, io ho detto, io la faccia ce la metto solo a queste condizioni. Queste condizioni non si sono verificate e io a questo punto mi sono messo da parte. Però da parte non significa essere assente, significa appoggiare questa lista, perché ritengo che da questa lista può venire il futuro del Comune di Decollatura. Altre liste che pur hanno dei giovani validi, io non metto in dubbio che nelle altre liste non ci siano dei giovani validi, però con l'esperienza di qualcuno che è stato sindaco per tre volte e con la, proprio con lo, praticamente con l'appoggio suo e con l'impegno di questi giovani, che sono sicuro sarà massimo perché daranno tutto, sono sicuro che si potranno ottenere risultati abbastanza soddisfacenti per l'intera popolazione, perché diciamo qua non è che uno pensa di vincere, perché poi bisogna pensare alla gente soprattutto, secondo me non è che possiamo dire a Decollatura portiamo il mare. Noi dobbiamo partire dai piccoli problemi, come diceva poco prima Mario Ferri, e pensare poi di, se è possibile, anche di risolvere qualche grosso problema. Le condizioni certamente non sono ideali. E l'unica cosa che voglio dire è che bisogna fare di tutto per non arrivare ad altri commissariamenti, perché io credo che la gente è stanca, troppo stanca, credetemi. Per poter parlare col commissario ci vogliamo annunciarci. Poi il commissario ci faceva sapere quando e poi finalmente si riusciva a parlare. Non abbiamo risolto niente, quindi è stato un periodo di vuoto assoluto per l'amministrazione comunale. Io mi auguro che questa situazione non si perpetui in futuro. Di altro voglio ringraziare soprattutto tutti i giovani che sono qua intorno a me e gli auguro un bocca al lupo per il prossimo futuro. Grazie. Allora, siccome non abbiamo potuto avere Aezio come sindaco e lo volevamo veramente, e noi abbiamo previsto come punto programmatico l'istituzione della consulta degli ex sindaci, assessori e consiglieri comunali. E io propongo qua questa sera che qualora noi dovessimo vincere, dobbiamo attribuire questa carica a una persona come Ezio, che ha tutti i requisiti per ricoprire questo incarico. La proposta della consulta degli ex amministratori comunali è
finalizzata a recuperare l'esperienza di tutti, perché questa amministrazione avrà bisogno del consiglio di tutti. Io sono stato un solo comando e qualche cosa ho fatto. Un'amministrazione corale con il sostegno di tutti potrà fare tante cose. Abbiamo anche scritto che lo statuto comunale sarà modificato in modo da prevedere che tutti coloro che hanno ricoperto la carica di sindaco venga conferita automaticamente alla fine del proprio mandato la carica esclusivamente onorifica di sindaco emerito, e che in tale veste, su richiesta del sindaco in carico e in modo assolutamente gratuito, possono svolgere consulenza, partecipare a incontri e fornire pareri sulle attività amministrative. L'esperienza di chi è stato sindaco, anche se non è della nostra parte politica o non vota per la nostra parte politica, sarà fondamentale. È un modo nuovo, questo punto qua è coerente con il nostro progetto ed è un modo nuovo di rapportarci con le persone adeguature. La collaborazione di tutti sarà necessaria, ma chi ha trascorso anni di vita in queste stanze potrà dare un contributo notevole, e ben venga il contributo di tutti. Grazie a tutti. Ok, ci ritroviamo qua dopo 2 anni. Io prima cosa chiedo scusa per l'ultimo comizio tenutosi a San Bernardo 2 anni fa, è stato un poco spregevole, ho usato dei termini abbastanza brutti, però poi l'esperienza insegna, si matura e si capisce, quindi chiedo scusa a chi ho attaccato quella sera e chiedo scusa alla comunità che ha assistito ad un comizio poco gradevole da parte di un gruppo di giovani. Detto questo, io ci tengo a ringraziare Ezio, a ringraziare Mario, tutti i candidati, in particolare Antonio che è stato sin dall'inizio, mesi fa, a cercare di concepire questo progetto di lista unica che poi non è andato in porto a 360 gradi, ma è andato in porto perché siamo riusciti a coalizzare varie forze politiche per il bene del Paese. Ci tengo a precisare che questa tornata elettorale per Decollatura è una sconfitta, perché 2 anni fa la comunità decollaturese ha scelto di gran lunga da chi voleva essere amministrata. Quindi quando l'elettore sceglie chi si candida deve accettare, noi abbiamo accettato, ci siamo seduti in minoranza e la gente ha scelto di essere amministrata dall'amministrazione di Anna Maria Cardamone. La politica funziona così: chi vince ha l'onore e l'onere di amministrare per 5 anni, chi perde ha l'onore e l'onere di fare minoranza, di opporsi se ci sono ingiustizie e di essere vigili sulle ingiustizie del paese e di collaborare se c'è qualcosa di positivo che la maggioranza propone per la crescita di una comunità. E io, Mario Perri e Angelo Godino, all'epoca consigliere comunale di minoranza, abbiamo fatto questo ed è innegabile. La cosa triste è che non è possibile far cadere un sindaco dopo 8 mesi. E voi, cittadini, dovete aprire gli occhi. È vergognoso, perché la prima vergogna è nei vostri confronti. Siete voi che avete eletto l'amministrazione Cardamone e il sindaco si chiami Anna Maria Cardamone, si chiami Gigi De Grazia, si chiami Mario Perri, è il sindaco di Decollatura. Quindi fare cadere un sindaco, non stai facendo cadere la persona Anna Maria Cardamone, stai facendo cadere una comunità. E dopo 8 mesi trovatemi un primo cittadino che riesce a dare delle risposte a un paese. È impossibile. Un programma elettorale dura 5 anni e in 5 anni deve essere portato a termine. Finiti i 5 anni, voi scegliete se preferite quel progetto politico o se vogliamo andare altrove. La maturità del gruppo Lista Unica è stata la più grande maturità rispetto, abbiamo avuto una maturità superiore rispetto ad altri gruppi politici presenti in questa tornata elettorale.
Perché vedete, la cosa più bella innanzitutto, ed è da esempio, per una volta, è darsi una stretta di mano, come abbiamo fatto io e Mario, azzerare, resettare tutto e ripartire da zero, perché abitiamo tutti nello stesso paese. E allora io, insieme a Mario, lui mi ha dato un grande aiuto negli 8 mesi di minoranza, e io questo ne devo dare atto. Ed è bello poter far vedere alla gente come sia possibile due persone che hanno problemi personali poterli chiarire tranquillamente, perché abitiamo tutti nello stesso paese. Certo, non ci stiamo tutti simpatici, però se vuoi fare politica, se vuoi dare del tuo per il bene del paese, devi chiarire alcune situazioni. E bisogna chiarirle innanzitutto per lo stare bene proprio, successivamente per lo stare bene di tutti. Quindi io dico grazie a Mario e sono felice di aver fatto la pace con lui e di aver potuto iniziare dall'inizio insieme ad Antonio, lui ne è testimone, un percorso di crescita mio in assoluto, ma ho apprezzato tanto un percorso di crescita anche da parte di Mario. Perché noi, vedete, non siamo mai andati a imporre la candidatura di Gigi De Grazia o di Mario Perri a sindaco alle altre liste, assolutamente no. Noi abbiamo posto un punto alle altre liste ed è stato abbastanza semplice il punto che abbiamo posto: ci dobbiamo ripresentare a una comunità che ci deve ascoltare. 2 anni fa ci siamo presentati a voi e abbiamo portato avanti i progetti che volevamo, in caso di vittoria, far emergere in questo paese. Con una caduta così, consentitemi il termine, triste per decollatura, sarebbe stato opportuno cercare di compattare, di unificare, innanzitutto per voi, per il rispetto che noi dobbiamo avere verso di voi, perché ripresentarsi di nuovo dopo 2 anni con quasi 50 candidati, compresi i sindaci, è una cosa veramente triste. Perché voi non potrete mai esprimere una maggioranza di quella tua e vi dovete sentire presi in giro, perché è una presa in giro. E allora io capisco quel cittadino medio di quella turese che dice: io sono stanco di votare, perché non è possibile che ogni volta che si voti in questo paese si rischia un commissariamento. Il commissario non fa bene ad un paese. E io pensavo, e ho pensato sin dall'inizio, che la guerra, consentitemi il termine, una metafora, lo metto virgolettato, oggi noi non la dovevamo fare a noi stessi, ma dovevamo farla con gli altri paesi. Perché gli altri paesi hanno delle amministrazioni, che buone o cattive, lavorano per la crescita dei propri territori. E come vi ha detto prima Mario, sul fatto del GAL, Decollatura rimane sempre indietro, perché essendo commissariata non ha potere di fare niente. E questo commissariamento ingiusto, perché l'amministrazione Caldamone non aveva fatto del male, stava solo cercando di iniziare a lavorare, e ve lo dice uno che era in minoranza, che ha fatto minoranza, che si è opposto, che ha una querela penale per difendere le ingiustizie che ci sono state in questo paese. Mario mi ha aiutato, vinceremo anche queste. Questa amministrazione comunale cade per colpa della maggioranza stessa, perché io mi auguro che, se dovessimo vincere, come credo andrà così, perché noi in questo momento, colgo l'occasione per fare l'in bocca al lupo a tutti i candidati, vedo Mario Tommaino, quindi faccio l'in bocca al lupo che non ho fatto prima ai candidati delle altre liste. In questo momento la nostra lista, il nostro progetto politico è quello più serio e compatto, perché noi siamo un gruppo compatto di amici, oggi candidati nella stessa lista, insieme all'appoggio, alla capacità tecnica che ha Mario. Io credo che la fantasia che abbiamo noi innegabile, e sfido chiunque a Decollatura a dire il contrario, e la tecnica amministrativa che ha Mario, questo paese noi lo facciamo ripartire.
perché la creatura non ha bisogno di rinascere, è già nato. La creatura ha bisogno di ripartire. E noi questo ve lo possiamo tranquillamente assicurare. Volevo anche in prima sottolineare, tornando al discorso di prima, che vorrei che voi candidati, nel momento in cui vinceremo le elezioni, siate sempre compatti con la maggioranza, o almeno se mai dovesse accadere che qualcuno di voi avrà problemi con me o con chiunque in lista, io prego chiunque di voi di dimettersi e lasciare il posto all'altro, perché siamo una squadra. Non dobbiamo fare come chi si è candidato con Anna Maria Cardamone e l'ha ricattata, e uso il termine ricattata senza metafore, senza virgolettati, non me ne frega niente. L'ha ricattata per mesi, per interessi personali, quando poteva tranquillamente, se non gli stava bene il sindaco, dimettersi e andiamo a scalare a chi tocca. Questa è una logica di squadra, quella è una logica di ricatto. Ricatto che sicuramente con determinate persone, che ovviamente io le capisco anche, perché sarebbe stato inopportuno vederle candidate in liste a questa tornata elettorale, perché credo che il decollatore Semedio non avrebbe preso bene a guardare le facce che hanno fatto cadere un sindaco dopo 8 mesi, le stesse facce che qualche mese prima erano in pompa magna, scusatemi il termine, in campagna elettorale a fianco dello stesso sindaco. Allora io questa è la prima cosa che voglio sottolineare: la compattezza del gruppo noi l'abbiamo, le capacità noi ce l'abbiamo e le mettiamo in pratica, e lo sapete benissimo, perché abbiamo una persona che al comune siamo sempre stati opposti, ma non si può, è innegabile che se una persona come Mario prende il microfono e parla di un format, di un evento come la Fiera della Montagna, ma è ovvio che lo può fare solo lui, ed è normale che in un momento, in caso di vittoria, la fiera ritornerà a decollatura. E attenzione, non è fare feste, perché io voglio specificare una cosa, perché già l'altra volta sono stato vittima di questo fa feste. La festa è una cosa, io faccio eventi, che è diverso. La festa finita, inizia la serata, finisce e finita. L'evento porta qualcosa. L'evento porta turismo, il turismo porta economia, l'economia porta lavoro e decollatura, va avanti. Invece così siamo rimasti 4 gatti e non gira neanche più l'economia, quindi gli eventi non sono fondamentali, sono indispensabili. E gli eventi, perdonate con tutto il rispetto delle altre liste, seri eventi che facciano girare l'economia per il paese, li possiamo proporre solo noi. Siamo solo noi. Come la capacità tecnica la possiamo proporre solo noi, perché abbiamo una persona che ha fatto il sindaco e con grande umiltà oggi si è candidato da consigliere in lista. Ebbene, io mi ricordo solo Mario Caligiuri che ha fatto una cosa del genere, ma con una lista di imprenditori. Noi la controlliamo, abbiamo imprenditori, non siamo, siamo un po' imprenditori diversi, non so, più alla mano, ok? E quindi è un bellissimo gesto quello che hai fatto tu nei miei confronti e nei confronti di tutti, ma io te lo voglio dire pubblicamente. Per questo sono convinto che la gente capirà e non andrà a ritroso, perché noi vi abbiamo spiegato, ve l'ha spiegato Mario, ve l'ha spiegato Ezio e ve lo sto spiegando io, quindi mi auguro che nei comizi non si ritorni a parlare di questo. Noi vi abbiamo spiegato la stretta di mano, l'unione per il bene del nostro paese, e voi questa cosa la dovete apprezzare, perché se non si inizia a risanare i problemi personali in questo paese non ci saluteremo più nessuno, ragazzi, siamo rimasti pochi e quindi dobbiamo andare d'accordo per quello che si può, ma dobbiamo andare d'accordo soprattutto chi decide di candidarsi, perché altrimenti ci facciamo la guerra dei poveri e non andremo mai avanti, e sarà un continuo commissariamento a decollatura. Io vorrei dire tante di quelle cose, però evito, perché mi sono ripromesso, Mario ha messo la colomba della pace, e poi io ho promesso a tutti i candidati di fare una campagna elettorale pulita, evitando le schifezze, scusate il termine, della, delle 2 anni fa, ma
dicendole le cose, perché poi negli anni uno matura, ha più responsabilità nel poter parlare e nel dire le cose in modo diverso, ma che colpiscano ugualmente. Noi siamo stati a fare minoranza e abbiamo cercato sino all'ultimo di opporci alla caduta del comune di Decollatura, nonostante Mario aveva subito un'ingiustizia pagando 5.000 euro se non sbaglio, una grande ingiustizia che lui in silenzio ha compiuto, ha pagato e ha risanato. E noi in quel consiglio, io e Angelo, abbiamo votato per farti pagare. Attenzione, ve lo dico prima io, prima che poi i comizi dicano no, ma Gigi, Angelo, però no, noi abbiamo alzato la mano e ti abbiamo fatto cacciare questi 5.000 euro anche noi. E quindi voi notatele queste cose. Però noi nel corso dell'opposizione, ecco dove io mi sono reso conto della esperienza e maturità che ha avuto Mario nei miei confronti. Non ha mai avuto il cosiddetto dente avvelenato nei miei riguardi, ma bensì mi ha sostenuto e mi ha aiutato. E io questo devo esserne, ne sono davvero onorato, perché se oggi sono qua non volendomi candidare a sindaco, ma ci sono, mi candido a sindaco e vinciamo le elezioni ovviamente, però in quell'occasione io ho apprezzato tantissimo il sostegno che mi ha dato, e allora lì abbiamo iniziato a creare una compattezza in opposizione che Angelo sa benissimo e che quasi era diventata una maggioranza, ma sempre rimanendo in minoranza. E voglio smentire anche, ne approfitto perché altrimenti uscirà fuori in campagna elettorale, il così fatto di tempo addietro che i signori Angelo e Mario si erano venduti, assolutamente no. Angelo e Mario hanno cercato una sera di evitare un commissariamento nel comune di Decollatura senza promesse, ma chiedendo una cosa che forse molta gente a Decollatura vuole, ma non per attacchi personali, ma perché un grande merito che ha il comune di Decollatura è avere dei dipendenti comunali perfetti. Il problema è che delle volte c'è solo chi comanda, c'è una scala qui al comune di Decollatura, abbiamo chi comanda e tutti i succubi. Allora, questi, i dipendenti comunali sono la forza del comune di Decollatura e devono essere trattati tutti allo stesso modo. Non ci devono essere priorità o persone che comandano più di un sindaco o persone che comandano quanto un commissario. Questa cosa deve finire, altrimenti non andiamo a votare, evitiamo le elezioni e diamo la faccia a chi comanda, e facciamo prima e ci evitiamo questo mese di guerre inutili. Noi abbiamo fatto opposizione, abbiamo tentato di non far cadere la maggioranza, e voi dovete su questo al punto dovete essere fieri di aver avuto in minoranza tre persone che sino all'ultimo, e dico tre perché non posso dire quattro, perché la quarta era da dicembre che voleva cadesse il comune. Quando cade il comune, cade il comune di Decollatura, non cade il sindaco Anna Maria Cardamone, non cade il sindaco Mario Berri, non cade il sindaco Gigi De Grazia, cade un comune. E l'ho già ripetuto e lo continuo a ripetere, perché dobbiamo evitare che questa gente ritorni, vinca, venga qui e dopo sei mesi abbiamo un altro commissario. Questo lo dobbiamo evitare. Perché i candidati della nostra lista che oggi vi leggerò tra pochissimo sono persone forti. Perché? Perché si sono candidate, come ha detto Mario, di propria spontanea volontà. Addirittura Simone e Andrea hanno vinto un ricorso al TAR pagandolo. E allora noi abbiamo deciso, quando è saltato purtroppo l'unione completa con altre forze politiche, però apro parentesi, si è creato un bellissimo rapporto costruttivo, abbiamo voluto che all'interno della nostra lista non ci fossero persone, candidati deboli. I candidati deboli non sono i candidati deboli di voti, ma sono i candidati terzi di persone deboli che, non potendosi candidare, candidano qualcuno al posto loro. Noi questi non li abbiamo. Da noi
c'è gente che si è voluta candidare e non è portata da nessuno. Da noi c'è gente che si è voluta candidare a cui non è stato promesso nessun posto di lavoro. Da noi c'è gente che non è sostenuta da altre forze di quella durezza. Da noi ci sono ragazzi che sono scesi in campo, ragazzi che lavorano tutti. Ed è bello, se non li vedete in giro, che per questi ragazzi lavorano anche. Quindi potete anche capire, se dovessimo vincere, questa è gente che si rimbocca le maniche e non parla di poesie, fa i fatti. E queste persone, unite all'esperienza di Mario, unita alla consulta degli ex amministratori e degli ex sindaci, che spero con tutto il cuore nel momento in cui vinceremo si crei subito e ci sia l'appoggio e il sostegno loro, e allora questo paese lo facciamo ripartire, non rinascere. E lo facciamo ripartire nel migliore dei modi, lo facciamo ripartire dando spazio ai giovani, evitando, speriamo, che molti giovani se ne vadano, ma che rimangano qui, facendo girare l'economia, facendo lavorare le attività, cosa molto importante, perché Decollatura, per chi non se ne fosse accorto, è un paese con tante attività commerciali e chi amministra ha il dovere di tutelare chi decide di investire a Decollatura. Allora non voglio essere troppo lungo, ok? Perché domani sera avremo il comizio, quindi alle ore 19 in piazza avremo il comizio. Vi invito, alle ore 18 c'è quello di Mario Tomaino e alle 19 in piazza c'è il nostro. Seguiteci, io vi presento i nostri candidati in lista e poi concludo con due parole e vorrei che finisse poi il tutto Mario, quindi ti ripasserò dopo il microfono. Allora, candidati, abbiamo la lettera di Giovanni che leggerà Stefania, leggo i candidati e ti passo il microfono. Candidati al Consiglio Comunale, Perri Mario. Anania Antonio. Bonacci Luigi. Ciconte Angela. Dallo Angelo. Nero Giovanni. Pascuzzi Giuseppe. Detto ciò, se non l'abbiamo inserito, scrivete Giuseppe quando lo votate. Romano Francesca Domenica. Sirianni Stefania. Romano Maria Francesca. Maruca Simone. Cerra Andrea. Questa sarà la squadra che vi farà tornare l'orgoglio di essere decollaturesi, che lentamente negli anni è un po' andato a mancare. Gigi, mi dai ragione, credo che annuisci. Allora io passo la parola a Stefania per una lettera di Giovanni e poi conclude Mario e vi aspettiamo poi domani al comizio. Buonasera. Buonasera e grazie a tutti voi per essere intervenuti e averci onorato con la vostra presenza. Purtroppo a causa di impegni di lavoro che mi tengono a 1200 km da Decollatura non mi è stato possibile essere presente, ma con il cuore sono a fianco alla mia squadra e a loro presto la mia voce per leggere poche righe che ho scritto per spiegare i motivi che hanno spinto a mettermi in gioco. Dovrei iniziare con il presentarmi, dire chi sono e parlare di me. La fortuna dei piccoli paesi come il nostro, però, è anche quella di conoscersi tutti. Per cui, in questo passaggio, sono molto avvantaggiato. Ho sempre cercato di conoscere, approcciarmi e instaurare rapporti con più persone possibile. Fermamente convinto del fatto che si abbia sempre qualcosa da imparare da chiunque. Ho fatto per diversi anni parte della scuola di pallavolo, organizzando tornei estivi, supportando la prologo nella realizzazione della scuola e delle attività estive. Da qualche anno mi trovo a Venezia, dove lavoro come insegnante, e per quanto questa esperienza mi stia arricchendo e facendo crescere, e io mi trovi in una delle città più belle d'Italia, non c'è giorno in cui non pensi al mio paese.
quello che mi ha visto nascere, crescere, divertirmi, diventare un uomo, un ingegnere e soprattutto quello che spero potrà fare lo stesso un giorno con i miei figli. Avete presente quei discorsi che si fanno quando si è piccoli, del tipo ma come ti vedi tra 20 anni? La mia risposta è sempre stata lavorerò in Calabria e viaggerò da decollatura per raggiungere il mio posto di lavoro. Ed anche oggi questo è uno dei miei sogni più grandi, riuscire a tornare e stabilirmi qui, impegnarmi per farlo risplendere e farlo ritornare quello di qualche anno fa, di cui tutti parlavano bene, una sorta di isola felice. Certo, potrà sembrare un discorso un po' utopico, ma qualcuno diceva, se puoi sognarlo, puoi farlo. Ed allora voglio crederci e soprattutto impegnarmi e provarci affinché tutto ciò possa concretizzarsi. È la prima volta che mi espongo politicamente in prima persona e forse, a detta di molti, l'ho fatto in un momento poco opportuno, vista la situazione economica generale e in particolare del paese di decollatura. Ma a me piacciono le sfide, mi danno entusiasmo e come ogni cosa di cui mi prendo carico ci metto la faccia, sintomo di rispetto e onestà. Avrei potuto stare al di fuori, dare il mio voto a questa squadra, ma poi mi sono convinto che era arrivato il momento giusto di una mia partecipazione attiva. Entrare in campo perché stanco di stare in panchina, perché solo agendo in prima persona si può sperare nella realizzazione di un cambiamento. Ci tengo a ringraziare anche alcuni degli altri candidati a sindaco che mi hanno proposto di schierarmi con loro e per i quali nutro tanta stima, ma la scelta di partecipare come candidato in questa lista non è mai stata in discussione. Sono legato a Gigi da un'amicizia, ma non è stato questo il motivo per cui ho deciso di sostenerlo, perché amici lo eravamo anche nelle precedenti elezioni, quando invece il mio appoggio è andato in un'altra lista. Penso però che questa volta sia stato fatto un buon mix. Gigi è un ragazzo con tante idee che ci mette sempre la faccia e tanta buona volontà nelle cose. Qualcuno gli attribuisce la mancanza di esperienza, ma l'esperienza la si fa sul campo, imparando, eventualmente anche sbagliando, e riuscendo a trovare la soluzione e il rimedio. Accanto a Gigi e a noi tutti però c'è Mario, che di esperienza e competenza ne ha da vendere. Ha sempre detto che qualora avessi deciso di entrare in questo mondo, di cui conosco ancora poco, allora avrei voluto fare con qualcuno di competente. Qualcuno che avrebbe saputo spiegarmi, indirizzarmi. E ho sempre visto in Mario questa figura, per cui non ho esitato mai un secondo a decidere con chi schierarmi. Sono inoltre felicissimo del loro avvicinamento, che non vedo come mancanza di coerenza, ma come segno di intelligenza. Farsi la guerra e farsela in un paese di 3.000 abitanti non porta a niente, se non a creare spaccature inutili e lasciare le cose in una situazione di stallo e degrado. Unirsi vuol dire unire il buono che c'è in due persone, le loro idee, i loro obiettivi. Stimo ogni singolo candidato nella mia lista, perché penso che ognuno di loro possa dare un contributo positivo, qualora dovessimo essere noi a vincere. Voglio inoltre togliermi un piccolo sassolino. Vorrei precisare che la mia candidatura non è assolutamente legata ad un'esigenza di avvicinamento scolastico, nonostante, come detto, questo sarebbe uno dei miei desideri più grandi, ma purtroppo faccio ancora parte del mondo dei precari, per cui essere eletto non mi permetterebbe di ottenere nessun vantaggio da questo punto di vista. Concludo facendo dei semplici ringraziamenti. Ringrazio Gigi per avermi voluto fortemente con lui e avermi dimostrato tanta stima. Ringrazio Mario per essersi messo in gioco accanto a noi più giovani e per quello che sicuramente potrà e saprà insegnarci. Ringrazio tutti i candidati perché siamo la squadra migliore e sono felice di condividere questa esperienza con tutti loro. Un ringraziamento particolare ad Angela, perché abbiamo da sempre condiviso le lezioni comunali insieme e dalla stessa parte, perché è una persona splendida, preparata, propositiva, che dà un tocco e in più a quello che di bello già siamo. Ringrazio la mia famiglia intera per aver appoggiato questa mia scelta, mio papà per avermi trasmesso la sua passione per questa cosa, e ringrazio tutti voi che deciderete di sostenermi in questo percorso
in cui darò il massimo come ho sempre fatto in tutte le cose che ho affrontato. Grazie per avermi ascoltato, Giovanni Nero. Devo dire che dopo aver ascoltato le parole che mi ha rivolto Gigi e anche le parole di Giovanni, sono commosso. Per la prima volta dopo tanti anni, e vi ringrazio a tutti e vi dico di sostenere questi giovani, perché meritano anche per il modo affettuoso come porgono le cose e per la loro saggezza, anche se sono giovani. Vi ringrazio a tutti, appuntamento domani sera. C'è un piccolo rinfresco, se volete andate accomodatevi di là.